Una risoluzione parlamentare sull'ospedale Vittorio Emanuele di Gela l'ha annunciata il presidente della Commissione Servizi Sociali e Sanitari all'Assemblea regionale siciliana Pippo Di Giacomo. Il deputato regionale, che ieri si è recato direttamente nel presidio ospedaliero, ha vagliato le problematiche del nosocomio dopo aver sentito la direzione generale dell'ASP di Caltanissetta, la direzione sanitaria della struttura gelese, i deputati regionali Arancio, Federico e Cancelleri, amministratori e consiglieri comunali, quest'ultimi componenti della Commissione Consiliare Ambiente e Salute presieduta da Virginia Farrugia. È bene che il Parlamento torni a prendere posizioni schierandosi con questa cittadinanza e con questo ospedale, data la sua centralità, data la sua ubicazione in una zona ad altissimo rischio e stante il fatto che negli anni, dobbiamo riconoscere, questo sistema complessivo ha perso dei punti. E noi siamo qui per rilanciarlo con un pieno coinvolgimento anche della direzione generale dell'azienda. Riteniamo che gli obiettivi di allineamento dell'ospedale di Gela alle sue migliori tradizioni storiche non sia lontano, ma insomma sia soltanto una questione di qualche mese. Ecco, insomma, siamo al lavoro e siamo qui proprio per dare questo segnale rassicurante. L'assessore comunale Francesco Salinitro, per sollecitare la rapida attivazione dell'UTIN, ha offerto all'ASP la collaborazione dell'istituenda centrale unica di committenza. Il progetto dell'unità infatti è fermo all'Urega e una volta concretizzato dovrebbe fronteggiare anche l'assenza di risorse umane. L'atto parlamentare a Sala d'Ercole così dovrebbe premere sui 5 milioni di euro necessari all'azienda sanitaria per potenziare il presidio gelese. Agli atti della riunione di ieri è stato stilato anche un elenco di criticità dell'ospedale sollevate dall'assessore Salinitro. Alla fine dell'incontro Di Giacomo, assieme agli altri amministratori, ha visitato alcuni reparti del Vittorio Emanuele. È stata una commissione utilissima che ha messo in evidenza e ha fatto percepire al presidente della commissione sanità quali sono i problemi reali di questo ospedale. Pensiamo che ci sia stata la giusta sensibilizzazione e che possa essere un primo passo per arrivare a dotare questo ospedale di quelle, a coprire quelle manchevolezze, quelle mancanze anche in termini di struttura e di attrezzature delle quali ha estremo bisogno. La disponibilità a verificare che ci siano le condizioni per accelerare il processo di emanazione del bando e anche la conclusione del bando stesso.